Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta ricordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati, sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta? Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta è un farmaco a base del principio attivo naproxene, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Naprosin 250 mg 30 compresse gastroresistenti, Naprosin 250 mg granulato per sospensione orale, 30 bustine Naprosin 500 mg 10 supposte, Naprosin 500 mg 30 compresse gastroresistenti, Naprosin 500 mg granulato per sospensione orale, 30 bustine Naprosin 750 mg 20 compresse a rilascio modificato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: Naproxene. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: supposta. Indicazioni: trattamento sintomatico delle seguenti condizioni: artrite reumatoide, osteoartrosi, artrite degenerativa, spondilite anchilosante, artropatia gottosa e varie forme di reumatismo extraarticolare, lombosciatalgie, mialgie, nevralgie, sindromi radicolari, periartriti, fibromiositi. Posologia adulti: come terapia d'attacco è consigliata la somministrazione di 500, 1000 mg al giorno, suddivisi in due dosi, a 12 ore di intervallo, al mattino durante la prima colazione e alla sera durante la cena, o in un'unica somministrazione, durante il pasto di mezzogiorno alla sera. A tale scopo può essere indicata anche una compressa di Naprosin 750 mg compresse a rilascio modificato una volta al dì. La dose di 1000 mg, 2x 500 mg, al giorno in un'unica somministrazione è raccomandata in soggetti con forti dolori notturni e barra o con rigidità mattutina. In pazienti già trattati senza successo con altri farmaci antireumatici ad alte dosi. Nell'osteoartrosi, quando il dolore è il sintomo predominante. Come terapia di mantenimento, a seconda della dose d'attacco, della gravità della malattia e della componente algica, è indicata una dose giornaliera di 750-250 mg in un'unica somministrazione o in due somministrazioni a 12 ore di intervallo. Negli attacchi di gotta acuta si consiglia una dose iniziale di 500 mg, seguita da dosi di 250 mg ogni 8 ore nelle prime 24 ore, passando successivamente a dosi di mantenimento di 250 mg due volte al giorno per 6-7 giorni. Anziani: nei soggetti anziani ed in genere nei soggetti più a rischio la dose deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Popolazione pediatrica: l'uso del prodotto non è previsto in età pediatrica, salvo, a giudizio del medico, nei casi di assoluta necessità in bambini di età superiore ai 2 anni. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza epatica: nei pazienti con funzionalità epatica compromessa è opportuno ricorrere al monitoraggio periodico dei parametri clinici e di laboratorio, specialmente in caso di trattamento prolungato. Tali pazienti devono essere trattati con la minima dose efficace, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza renale: nei pazienti con funzionalità renale compromessa è opportuno ricorrere al monitoraggio periodico dei parametri clinici e di laboratorio, specialmente in caso di trattamento prolungato.
Il trattamento cronico con naprosin è controindicato in pazienti con clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min, vedere paragrafo 4.4. Le bustine di naprosin granulato per sospensione orale, da 250 mg e da 500 mg, opportunamente disciolte in acqua, consentono un più rapido assorbimento della sostanza attiva e svolgono un'azione analgesica più pronta. Inoltre sono più adatte a pazienti con difficoltà di deglutizione e barra o con disturbi digestivi. Naprosin compresse gastroresistenti è una formulazione gastroprotetta, quindi particolarmente indicata in tutti quei pazienti nei quali non è consigliata la dissoluzione del farmaco nello stomaco. L'uso di naprosin compresse gastroresistenti va comunque evitato negli stati dolorosi acuti in cui sia richiesta un'azione analgesica pronta. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ulcera gastroduodenale ed ulcera peptica in atto. Colite ulcerosa. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia / ulcera peptica ricorrente, due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Severa insufficienza cardiaca. A causa della possibilità di sensibilità crociata, naprosina è controindicato nei pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico e / o altri FANS inducano manifestazioni allergiche, quali asma, orticaria, rinite, reazioni anafilattiche o anafilattoidi e abbiano causato polipi nasali. L'uso del prodotto è controindicato nei bambini di età inferiore ai 2 anni, in quanto non è stata stabilita la sicurezza del prodotto in questa fascia di età. Gravidanza e allattamento. Insufficienza renale, clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.2, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Essendo state osservate interazioni fra antinfiammatori non steroidei e farmaci altamente legati alle proteine, quali daltoinici, sulfonilurei, sulfamidici ed anticoagulanti cumarinici, barbiturici, altri FANS e acido acetilsalicilico pazienti che ricevono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta insieme ad altri farmaci come acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico DOC generici, acido acetilsalicilico più acido ascorbico COP, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CORCA, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico LFM, acido acetilsalicilico salicilico Milan, acido acetilsalicilico Sandoz, acido acetilsalicilico Teva Italia, algopirina, alcaefer, antireumina, ascriptin, aspirina ACT dolore e infiammazione, aspirina C, aspirina, compressa, aspirina dolore e infiammazione, aspirina EFEV. Più vitamina C, granulato, aspirina influenza naso chiuso, aspirina rapida, aspirinetta, broncodual tosse e gola, cardioaspirin, cardioral, carin, clopidogrel e acido acetilsalicilico Milan, coumadin, duopladin, eusphyflu, farobeflu, istantal, neonisidina C, neonisidina, Symptom, Vivin, Vivin C, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di naprosin, come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle prostaglandine e delle ciclossigenasi, è sconsigliato nelle donne che intendano iniziare una gravidanza. La somministrazione di naprosin dovrebbe essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari a causa della possibile insorgenza di stordimento, sonnolenza, vertigini o depressione. Naprosin può compromettere la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Dovrebbero usare cautela quei pazienti la cui attività richiede vigilanza nel caso che essi notassero stordimento, sonnolenza o vertigini o depressione durante la terapia con naprosene. Effetti indesiderati: alterazioni del sangue e del sistema linfatico.
Sporadicamente si sono verificate alterazioni quali trombocitopenia, granulocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia plastica o emolitica. Alterazioni del sistema immunitario. Come per altri antinfiammatori non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Come segni di sovradosaggio possono verificarsi capogiri, stato di torpore, disturbi addominali, dolore epigastrico, nausea o vomito, alterazioni transitorie della funzionalità epatica e renale, ipoprotrombinemia, acidosi metabolica, apnea, disorientamento. Può verificarsi sanguinamento gastrointestinale. In caso di ingestione di una forte quantità di naproxene, accidentale o volontaria, si deve eseguire lo svuotamento gastrico e mettere in atto le normali misure richieste in questi casi. Il trattamento è sintomatico e non vi è antidoto specifico. La pronta somministrazione di un'adeguata quantità di carbone attivo può ridurre sensibilmente l'assorbimento del farmaco. Diuresi forzata, emodialisi o emoperfusione sono probabilmente inutili perché il naproxene si lega fortemente alle proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche e classe terapeutica. Prodotti antinfiammatori e antireumatici non steroidei, derivati dell'acido propionico. Codice ATC. M01A e 02. Come per altri antinfiammatori non steroidei, il meccanismo d'azione del naproxene è legato alla inibizione reversibile, proprietà farmacocinetiche e assorbimento. Nell'uomo il naproxene sodico è assorbito molto rapidamente per via orale e le concentrazioni plasmatiche raggiungono il loro picco mediamente in 1-2 ore dalla somministrazione. L'osteadistate viene, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety farmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno. Non vi sono ulteriori informazioni su elenco degli eccipienti 500 mg supposte gliceridi semisintetici 250 mg granulato per sospensione orale sodio cloruro sodio diotil solfosuccinato povidone aroma menta aroma liquirizia mannite sodio saccarinato saccarosio 500 mg granulato per sospensione orale farmaci equivalenti in farmaci equivalenti di naproxen compressa rilascio modificato compressa gastroresistente granulato supposta a base di naproxene sono Laser, naproxen IG, naproxen, compressa rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta, naproxen EGIPT, compressa, naproxen sodico DOC generici, naproxen sodico HCS, Simflex, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.